ragazzi, bentornati al mio canale, sono ASMR SLK. Il video di oggi è un video che farò per spiegarvi un po' le motivazioni per cui non sto postando due video a settimana, perché non vorrei che insomma qualcuno fraintendesse, ma ci sono dei motivi ben precisi, adesso ne parleremo, un discorso un po' lungo. Cercherò di dirvi il più possibile, no? Anche se ancora non posso scoprire tutto, ma insomma come idea base vi faccio capire cosa è successo. E iniziamo con le nostre raccomandazioni. La prima raccomandazione è ovviamente come al solito di condividere i miei video sui vostri media, perché aiutate tantissimo a crescere il canale. Ovviamente aiuta anche il fatto che mettete like e che commentate nella sezione commenti, quindi qualunque domanda avete o qualunque cosa vogliate scrivere e dirmi, fate pure tranquillamente. La seconda raccomandazione più importante, forse in questo momento, oggi più anche della prima, è che abbiamo postato il nuovo video, la nuova cover, è un pezzo dei Motley Crue. Il pezzo si chiama Kickstart My Heart e quindi con nel canale Music and Gaming, e il link sarà nella descrizione sia del video di cui vi parlo adesso, della cover, e sia del canale Music and Gaming. Sono nel canale Music and Gaming, quindi abbiamo postato questa nuova cover dei Motley Crue, e devo dire che è uscita benissimo. C'è come cantante Nymphea ASMR, che molti di voi conoscono già, Erika, bravissima cantante, vedrete anche lei cantare in questo video, ed è un video che è venuto molto bene, sono molto contento, è un pezzo che mi piace tantissimo e vi invito ad andarla a vedere. Adesso probabilmente metterò qui in alto, da questo lato, all'angolo, il link del video, ma sarà anche nella descrizione di questo video, nella descrizione qui sotto, quindi vi prego di andarlo a guardare, fatemi sapere, commentate lì o commentatemi qui cosa ne pensate, perché chiaramente il vostro aiuto è sempre molto molto utile. Oltretutto, se avete suggerimenti per alcune canzoni che volete ascoltare rifatte da noi, dalla nostra band, ovviamente non dovete fare altro che scriverlo nei commenti del video della cover, ok? Quindi vi aspetto anche su quel video. Capisco che non tutti sono magari in quel tipo di musica o nella musica in generale, ma vi posso assicurare che è un video molto carino, e ovviamente iscrivendovi anche al canale Music and Gaming, che adesso ormai ha 800 iscritti, quindi con un po' di aiuto vostro, considerando che ne siamo 6.000 noi, dovremmo riuscire ad arrivare ai 1.000 iscritti, che significa poi, grazie anche alle ore di visualizzazioni che dovremmo raggiungere presto, poter monetizzare il canale, ok? Che è una cosa molto importante, quindi se vi fate aiutarmi e di aiutare anche la band, vi invito ad iscrivervi al canale Music and Gaming e guardare il video della cover dei Motley Crue, ok? Questa era la cosa principale, insomma, da ricordarvi. Ovviamente nella descrizione ci sono tantissime cose, potete scegliere, ci sono anche addirittura il microfono, la telecamera che uso, le luci che uso, se vi interessa, per aiutare su Amazon questo canale. Però in questo momento il canale sta andando bene, sono molto contento, potrebbe andare meglio, ma purtroppo per questione di lavoro non sto postando tutti i giorni. Adesso andiamo avanti con questa cosa, vi spiego. Qualcuno che è iscritto al canale, al club SLK, quindi alla zona a pagamento di questo canale del ASMR SLK, sa già più o meno cosa è successo, perché ne sto parlando da un po' di giorni, da quando è esploso insomma il fatto, e sanno più o meno già, credo che il video di oggi, credo quello di domani, sapranno esattamente cosa è successo e insomma un po' prima di voi, giustamente, perché come sapete nella zona membership di questo canale, che ho chiamato Club SLK, ci sono due livelli: il livello 1 che paga 2 dollari al mese, $1.99, quindi in euro qualcosa di meno, e anche il livello 2, $2.99, il livello 2 che fa una chiamata Zoom con me, diciamo direttamente, no? Tutte le persone del livello 2, che adesso credo che siano quasi 10 o 9 o 10, e ovviamente in questa chiamata possiamo parlare tra di noi, fare domande che sono utili a tutti, in questo caso 10 di questo livello 2, e quindi possiamo parlare molto più direttamente, anche dicendo cose
cosa che, tra virgolette, qui in pubblico non possiamo dire, ok? Questo è giusto uno dei vantaggi di avere il livello 2 nell'area membership di questo canale, ok? Se volete abbonarvi, basta che a fianco al tasto iscriviti c'è il tasto abbonati, ok? E vi porterà alla pagina dove potete pagare questi 2 o 3 dollari. Potete mettere il pagamento automatico per ogni mese se volete, come volete, insomma, non è obbligatorio, ovviamente, no? Però se volete avere notizie più diciamo giornaliere anche riguardo a quello che succede qui in California, sia nel mio lavoro sia nella vita giornaliera, vedere i posti dove vado, banca, insomma, poste, roba di lavoro che succede tutti i giorni, vi consiglio di abbonarvi, ok? Allora, detto questa cosa che ha allungato un po' le raccomandazioni, l'ultima raccomandazione è di abbassare il volume, perché adesso farò il conto alla rovescia per far partire lo spot pubblicitario, ok? Quindi abbassate il volume e vado col conto alla rovescia. 3, 1, spot. Ok, ragazzi, ultimamente, come sapete, insomma, sto postando circa un video a settimana più o meno. E il motivo è che un po' è proprio in generale per il lavoro, no? È estate, quindi il lavoro è aumentato, per cui sto andando a lavorare molto più spesso. Ma nell'ultima settimana sono successe differenti cose. Come sapete, io lavoro, qualcuno mi ha scritto nei commenti che è un po' nuovo, mi ha chiesto proprio cosa faccio di lavoro nel ristorante italiano. Per chi non sa, io lavoro in un ristorante italiano che si chiama Il Canaletto, che si trova solo qui a Newport Beach, nel Fashion Island, di cui avete visto il video. Nei miei video c'è proprio il video del Fashion Island dove si vede anche il ristorante, eccetera, da fuori. E questo ristorante è anche a Las Vegas, dentro il casino, lo chiamo casino in Italia, ma qui si chiama casino, dentro l'hotel, il Venetian, ok? Tenete presente che questo ristorante fa parte di una compagnia molto più grande, che ha circa 25 ristoranti in 5 stati d'America, e si chiama Il Fornaio. Quindi quando venite in vacanza tranquillamente potete venire a mangiare uno di questi ristoranti, perché comunque sono abbastanza buoni e sono sicuramente molto più italiani, no? Degli italiani un po' strani che potete trovare. Comunque sia, il ristorante dove lavoro è a Newport Beach, in Fashion Island, che è una zona molto, come sapete, vivo e, insomma, vado al lavoro in questa zona abbastanza ricca, per cui è un ristorante abbastanza high-end, non è proprio il top del top, ma è diciamo una via di mezzo sull'high-end e il ristorante medio, quindi è un prezzo abbastanza, diciamo, affordabile, però veramente molto buono, molto curato, molto con un servizio ottimo. Sono in questo ristorante da quando mi sono sposato, mi sono trasferito da Beverly Hills, dove facevo il manager, il cameriere prima, poi per 7 anni, e il manager per 5 anni, a Beverly Hills, in uno di questi ristoranti di questa compagnia, il Fornaio di Beverly Hills. E da lì, poi, una volta sposato, ci siamo trasferiti qui in Orange County, dove vivo adesso, praticamente vicino a Newport Beach, tra Newport Beach, Irvine e Tustin, che è la cittadina dove vivo, che è praticamente attaccata ad Irvine. E da qui vado a lavorare a Newport Beach, nel ristorante che vi ho detto chiamato Il Canaletto. Ora, nell'ultimo periodo, in questa settimana, quello che è successo è che innanzitutto è aumentato il lavoro perché è estate, quindi chiaramente abbiamo anche un po' di turisti, insomma, si lavora di più. Ma quello che è successo è che per alcuni problemi, chiamiamoli familiari o salutari, insomma, i due manager sopra di me, perché io sono l'ultimo arrivato praticamente in questo ristorante, nella posizione di manager, hanno lasciato il ristorante, per cui le posizioni sono io come manager, poi c'era l'assistente general manager e poi il general manager. Quindi, essendo andati via, si è creata una situazione che non molto carina, dove io chiaramente devo un po' tappare i buchi e fare più lavoro. Però ultimamente, insomma, sono venuti, abbiamo fatto dei meeting, insomma, ci sono dei risvolti, diciamo, dal punto di vista del mio lavoro. Quindi poi adesso, poi, quando è tutto definito, vi parlerò più chiaramente, ma comunque diciamo che sono stato promosso praticamente, e quindi chiaramente un po' tutto il ristorante in questo momento, dove chiaramente mancano 2 persone al lavoro, 2 persone del management, cioè delle persone più alte, è ricaduto un po' tutto sulle mie spalle, per cui sto lavorando praticamente
quasi il lavoro di tre persone, diciamo due, anche perché poi ho trovato finalmente, sono riuscito poi a gestire un po' la cosa, a trovare degli aiuti con dei supervisor, eccetera, persone che, di cui mi fido, che sto cercando di far crescere proprio per aiutarmi a fare questo lavoro. Per cui, essendo rimasto un po' tutto sulle mie spalle, ovviamente non riesco proprio anche fisicamente, proprio anche per stanchezza, certe volte a filmare o a editare il video, no? Oggi per esempio è mercoledì, siccome oggi non è stato tanto rilassante, non c'è stato tanto lavoro, non era tanto busy, sono tornato a casa presto, quindi sono le 11:30. Mia moglie è andata a letto a dormire perché si alza presto e io sto filmando il video che avrei dovuto postare stamattina, mentre invece voi lo vedrete probabilmente domani, che è giovedì sera per voi, o venerdì, a secondo se riesco a fare l'editing domani mattina o dopodomani mattina. Credo proprio domattina, perché normalmente il giovedì mattina dovrei avere più tempo per editare. Quindi capite bene che se lo posto questo domani che è giovedì, poi sarà difficile trovare il tempo nel fine settimana, dove il ristorante è veramente molto. Quindi capite bene che se questo video lo posto giovedì mattina, giovedì sera per voi, quindi per me giovedì mattina alle 12 circa, diventa poi difficile filmare un altro video durante il fine settimana, perché il ristorante è molto più busy, perché torno dopo la chiusura del ristorante molto più tardi, intorno a mezzanotte, sono stanco e ovviamente insomma diventa complicato, no? Anche perché poi il sabato e la domenica devo andare un po' prima, quindi non ho il tempo di fare l'editing, è un po' una situazione strana. Oltretutto, nei giorni precedenti, in cui ho postato circa 2 giorni fa, ho postato il video su Music and Gaming della cover dei Motley Crue. Ovviamente la settimana scorsa ho dovuto concentrarmi un po' più sull'editing di quel video, che ovviamente prende molto tempo, prende 5-6 giorni, perché sono i video di tutti i componenti della band che mi mandano, devo editare il video, che ovviamente richiede molto tempo proprio a livello proprio di fare fisico. E quindi chiaramente anche la settimana scorsa non sono riuscito a postare 2 video per settimana. Quindi vorrei farvi capire che insomma non è un motivo di pigrizia o non lo, o sono stanco, no. Fare questi video mi piace tantissimo, voglio che insomma lo sappiate con certezza. Il problema è che proprio fisicamente in questo momento è impossibile per me, diciamo, avere uno schedule, avere un calendario preciso, cioè dove potermi organizzare per filmare, per editare, eccetera. Perché? Perché il mio calendario lavorativo, schedule lavorativo è complicato, perché sto lavorando di più, perché non ci sono persone al lavoro, per cui devo andare io quando non c'è nessuno, e sto lavorando 6 giorni a settimana invece di 7, invece di 5, quindi è diventato veramente complicato. E per un periodo che sarà intorno ai 3 mesi, cioè fino a quando le persone che sto crescendo nel ristorante non sono pronte, quindi fino a quando queste persone non hanno finito il loro training e sono pronte per lavorare al 100% nel ristorante, avrò questo schedule che è molto, diciamo, complicato, nel senso che non riesco a gestirlo, devo per forza essere sul posto, mentre invece poi quando queste persone sono pronte, qualcuno verrà, gli verrà fatto l'hiring, sarà assunto per aiutarmi come manager anche, c'è già ovviamente tutto quanto in corso. Adesso sto cercando di farvi capire in generale, perché non posso dare dettagli, insomma, troppo precisi, però appena queste cose un po' si allineano e tutti quanti sono di nuovo al loro posto, allora potrò insomma ritornare a un ritmo più regolare. Quindi vi chiedo scusa, ma per questo mese, probabilmente un paio di mesi, insomma, questo sarà un po', ci saranno settimane in cui magari farò 2 video, settimane dove farò un video, chiaramente cercherò sempre di farlo. Inoltre ci sarà anche una piccola interruzione, se l'idea, mia idea era di registrare qualche video in più durante agosto, in modo che a settembre tornerò in Italia in vacanza. Credo il 18 settembre saremo in Italia, per cui in Italia, credo in Olanda, poi dopo in Italia il 22, insomma fine settembre saremo in Italia per qualche periodo, per andare a visitare la famiglia, che sono 3 anni che non torno in Italia, per cui anche in quel periodo probabilmente avrò molti filmati, però non potrò postare, per cui la mia idea era postare
scusate, registrare più video ad agosto, adesso in questo periodo, editarli, metterli già pronti su YouTube che escono da soli, o comunque di postarli quando è il momento giusto, ma ovviamente con questa situazione non posso farlo, quindi probabilmente a fine settembre ci sarà una settimana o due di pausa che proprio fisicamente vediamo cosa riesco a fare, ma potrebbe essere che mancherò una settimana o due i video, però il vantaggio è che magari farò qualche live, magari dall'Italia, potrebbe essere anche utile più magari giusto per farvi, per dirvi, insomma, per parlarvi di dove mi trovo dell'Italia, che è SMR, però è una cosa che potrebbe funzionare tranquillamente. Vedremo come si può organizzare, anzi se voi se avete suggerimenti su come poter fare, magari proponete qualche live di dove a pescare, dove mi trovo, o qualcosa che vado a visitare, magari da Amsterdam potrebbe essere anche carina, magari non sarà SMR, però insomma è giusto un modo per mantenere il contatto che abbiamo, insomma la relazione che abbiamo o almeno una o due volte a settimana, ok? Questo è un po' quello che sta succedendo. Ovviamente dal punto di vista carriera è un grosso passo avanti, vi posso assicurare, cose stanno andando molto bene da questo punto di vista, quindi non posso, devo per forza, non si possono lasciare andare, no? Parlavamo di business negli altri video, non puoi lasciare passare alcune occasioni che ti passano davanti, perlomeno ci devi provare, poi se non va, non va, però non puoi avere poi pensare che non ci hai provato e che hai perso un'occasione, quindi certe occasioni capitano, non capitano spesso, ma quando capitano vanno prese a volo, quindi ovviamente mi trovo in questa situazione e devo per forza di cose, per tanti motivi, sia per me, sia per come la penso, sia per la mia famiglia, sia un po' per tutto, ovviamente prendere e buttarmi in questa occasione, no? Nel modo migliore possibile, nel modo più concentrato possibile e nel modo migliore, ovviamente con diciamo un miglioramento di carriera viene anche insomma un periodo in cui bisogna imparare, bisogna creare insomma nuove situazioni, c'è tutta una serie nuova di cose da fare, ci sono tante cose da sistemare, quindi il discorso è complicato, richiede parecchio tempo, soprattutto adesso che come vi dicevo purtroppo mancano due persone completamente, quindi è una cosa abbastanza pesante, però se riesco a far passare questa cosa pesante con il mio lavoro mi troverò molto avvantaggiato e oltretutto anche come carriera ancora più avanti, per cui poi quando è tutto più chiaro magari parleremo, vi dirò insomma esattamente quello che succede, però chi è un po' del mondo del business e chi magari è nel mondo del ristorante o comunque fa un po' di questo tipo di lavoro ha capito insomma quello che sta succedendo, quindi queste occasioni che vi capiteranno anche a voi nella vita, perché capitano soprattutto a chi se le merita dal punto di vista che è pronto, che è sempre lì, nel posto giusto dove capitano, non come è successo a me per la musica a Beverly Hills, come è successo a me in questo momento. Queste cose succedono, però, come dicevamo negli altri video, ve le dovete meritare, nel senso che non è che dovete fare il santo, nel senso che dovete lavorarci, più ci lavorate su queste cose e più queste cose avvengono, quindi significa lavorare e andare nei posti dove dovete stare, contornarvi delle persone giuste, gli amici e relativi che sono positivi in quello che volete fare, quindi quando siete in questi posti dove queste persone sono nella stessa vostra, diciamo, lunghezza d'onda, o comunque si occupano di quello che vi occupate voi, prima o poi qualcuno o qualcosa succede, qualcuno vi vede, qualcosa succede e queste opportunità avvengono, ok? Tornando al discorso principale, dico questo perché, ne abbiamo già parlato in un paio di video precedenti, se io non mi fossi a 39 anni trasferito in America, queste cose non sarebbero successe, perché non avrei mai messo delle canzoni in Sons of Anarchy, il telefilm Sons of Anarchy o il telefilm Chicago Fire se fossi stato in Italia, perché non avrei incontrato quelle persone che ho incontrato qui a Beverly Hills, attori, produttori, eccetera, ok? Quindi se non mi fossi spostato da Pescara a Los Angeles o a Hollywood, Los Angeles come volete, Beverly Hills,
non avrei mai messo, avrei avuto questa soddisfazione per la mia musica, no? Di riuscire a metterla in dei telefilm così famosi. Ora, è indifferente a questo punto se siete dei fenomeni con la chitarra o no. L'importante è che riusciate a creare un prodotto, che in questo caso è la musica, che sia ottimo. Quindi, anche per fare quello, io ho avuto l'opportunità di contornarmi di musicisti bravissimi, del cantante che era notevole, che oltretutto è un musicista con le scatole quadrate, ok? Dopodiché mi sono spostato qui per farcela. Se non fossi spostato qui, non sarebbe neanche successo quello che sta succedendo adesso, cioè l'opportunità di fare questa carriera di crescita molto più veloce del previsto. Considerate anche che io ho 54 anni, quindi questa occasione, se non fosse successa in questo modo, probabilmente non sarebbe successa in nessun altro modo, no? Magari sì, sarei andato avanti con i passaggi regolari fino a un certo punto, no? Perché ovviamente sono già una certa età, certi passaggi in certe posizioni avvengono o se si è bravissimi o se si è un po' più giovani, poi piano piano si va avanti. Quindi questa mia crescita come carriera abbastanza veloce e ottima, devo dire, è successa veramente, non lo so come dire, bisogna essere al posto giusto al momento giusto, però siete voi che ci dovete essere, non è che ci dovete capitare per caso, ok? Quindi è una riconferma per me che trasferirmi in questo posto per tentare di farcela, per fare quello che mi piace, è stata la scelta giusta, ok? Ed è un po' questa energia universale, no? Più fai le cose giuste e più le cose giuste ti accadono. Questo è un po' il senso del mio discorso questa sera, no? Che ovviamente la logica e la passione fanno tanto, ma bisogna anche avere un minimo così, di spirito, no? Per andare avanti, un po' di coraggio. Quindi non è stato facile per me trasferirmi a 39 anni qui in America. Perché? Perché l'unica cosa a cui ero stato fortunato è che non ero sposato, ma se avessi avuto la famiglia sarebbe diventato molto più difficile fare quel passaggio, mentre invece, perché ero concentrato sulla musica, a farcela, eccetera, sono riuscito, anche avendo un lavoro sogno per gli italiani, no? Un lavoro a Telecom Italia Mobile. Io sono uno di quelli che ha aperto GSM in Italia, come vi ho detto altre volte, perché sono vecchietto, e quindi chiaramente anche avendo un buon lavoro, perché quello è un buon lavoro in Italia, ho lasciato il lavoro e mi sono trasferito a Los Angeles. Quindi se non avessi fatto questo passaggio, se non avessi avuto il coraggio, se non avessi avuto la, come si dice, la forza, la concentrazione la convinzione di fare questo passaggio, questo trasferimento, tutte queste cose che sono poi successe, no? Come potete vedere nei miei video, insomma, tutto quello che più o meno è successo nella mia vita. C'è proprio un video che si chiama La mia vita in 25 album, quindi insomma, potete, insomma, capire un po' di tutto, andare più nei dettagli. Adesso io sto andando un po' più velocemente perché questa è una buona ripetizione, ma chi di voi mi segue da tempo sa, insomma, quello che è successo. Per cui è importante che voi, proprio a livello anche di energia, siate convinti di quello che fate, ok? Ovviamente non è che bisogna per forza venire a Los Angeles, questo è il posto giusto per quello che volete fare, potrebbe essere pure nella vostra città o nel vostro paesino o a Roma o a Milano o a Firenze o in Berlino o a Parigi o a Londra o in Canada, cioè, capito? Non è questo, il punto è capire esattamente cosa volete fare, e il punto è decidere secondo la vostra passione, secondo quello che volete fare, capire esattamente quello che volete fare, sviscerare questo punto e capire dove è il posto migliore, dove incontrare persone che vogliono fare la vostra stessa cosa, persone che possono insegnarvi, persone che possono suggerirvi, persone che magari già solo guardandoli imparate come giocare a tennis o come giocare al calcio o come suonare la chitarra o come diventare un economista o come diventare un fisico. Queste sono le persone di cui vi dovete contornare. Però, come dicevo nell'altro video, se si continua a stare nella bambagia della famiglia, degli amici e ci si accontenta del piatto di pasta, questo è difficile. Ed è un po' quella mentalità che io ho lasciato quando mi sono trasferito, non ne ho parlato.
parlato anche nel video, perché ho lasciato l'Italia. E tant'è vero che io stesso a 39 anni sono stato preso per pazzo, no? Capelli lunghi, rocchettaro, che vai a fare in America, che ne sai cosa succede? Non serve, capito? Queste cose qui che sentite da famiglia, amici, è perché non siete contornati dalle persone giuste. Questo non vuol dire che non dovete stare con la famiglia, sia ben chiaro. Però questo vuol dire che quando si tratta della vostra passione, di quello che volete fare, nel mio caso della musica o nel vostro caso di qualunque altra cosa, dovete contornarvi e chiedere e muovervi in mezzo a un ambiente dove ci sono le persone, per esempio come voi che giocano al calcio, e piano piano queste persone troverete la persona giusta che vi aiuterà, perché quando dimostrate la vostra convinzione, le persone intorno la vedono. Okay, c'è proprio una specie di energia che viene fuori da voi, voi non ve ne accorgete, ma le persone la vedono, e io come manager vi posso assicurare che è la verità, perché nessuno vi regala nulla, e questo non vuol dire che vi regala nulla in generale. Da noi si usa dire questa cosa, ma forse il significato è un po' cambiato. Il senso è che se io come manager devo assumere una persona o devo promuovere un'altra, promuovo la persona che mi dà più quel senso di energia, che vuole fare, che ci tiene, quella è la persona che io promuovo, pure se non è la persona più brava, ma se è la persona che ha la volontà, che è concentrata, che ce la vuole fare, quella è la persona che andrò a promuovere, perché so che quella persona mi darà il 150%, mentre invece la persona brava mi dà il 10%, perché secondo lui è fatta. Ok, questo è il punto. Ecco perché vi dico, dovete essere convinti di quello che volete fare. Più siete convinti, più informati, più siete pronti, e più l'occasione capiterà, perché capita a tutti. Ovviamente capita l'occasione migliore se siete nel posto giusto, al momento giusto. Ok? Ok, oggi non voglio andare troppo lunga, anche perché è un po' tardi, quindi inizia a fare caldo, ho dovuto spegnere l'aria condizionata per non farmi sentire troppo rumore di fondo. In generale, comunque, è un discorso che sto facendo anche con i ragazzi del Club ASMR, quindi vi ricordo che se volete sentire queste, diciamo, queste mie, normalmente quello che faccio è che quando vado al lavoro, da casa, in macchina, registro con una telecamerina la strada verso la via del lavoro, sono un paio di strade che faccio sempre, e registro col telefono me stesso mentre parlo, e normalmente parliamo soprattutto di proprio di queste cose di cui vi ho appena detto adesso, e chiaramente lo diciamo però rapportato alle cose che succedono giornalmente, quindi è una cosa che diventa sempre più reale, più vicina a tutti quanti, perché magari quel giorno è successo che quella, ho promosso quella persona al lavoro, o no, oppure so che quell'amico ha fatto questa cosa e quindi sono contento, cioè, oppure vado a fare benzina, oppure vado alle poste, vado a pagare la multa, insomma, tutte queste cose giornaliere, se volete vederle, chiaramente non sono in ASMR, ne parlo normalmente quando vado in macchina, oppure quando facciamo un giro con mia moglie in giro, facciamo qualche ripresa, questi sono un po' i video che vedrete, un po' la vita di tutti i giorni, anche lì per i miei iscritti al canale e al Club SLK nella zona tra virgolette a pagamento, anche per loro, so che mi seguono anche qui, quindi innanzitutto sono, vi voglio ringraziare perché siete tantissimi, siamo già oltre quasi sulle 40 persone, quindi è veramente un ottimo numero, ma vi voglio ringraziare perché ovviamente è veramente bello avere praticamente questo rapporto, no? Perché magari io faccio il video, voi mi commentate, e spero che la vita di tutti i giorni vi faccia vedere la differenza, no, tra la vita magari vostra in Italia, la vostra e la vita come funziona qui. Chiaramente noi siamo diversi anche come età, magari probabilmente perché dalle statistiche del canale vedo che il 90% dei miei iscritti siete tutti tra i 18 e i 24 anni, il che è bellissimo, è solo pensarlo. Però a livello di vita giornaliera vedete i posti che con cui vivo tutti i giorni, in cui guido tutti i giorni, tutte le situazioni che capitano a livello di vita giornaliera. Quindi se vi interessano queste cose, anche mettere la benzina diventa una cosa diversa per voi, no? Perché è diversa, perché la pompa è diversa, perché insomma è un po' tutto questa situazione. Quindi se vi interessano tutte queste cose, scoprire queste cose riguardo
questo caso l'Orange County in California, vi consiglio di iscrivervi. Poi, ovviamente, se avete intenzione di venire in California, di cercare lavoro, di capire come trovare lavoro qui, magari dall'Italia, oppure quali sono i suggerimenti, no? E proprio i visti, le operazioni, diciamo, più dirette da fare, più pratiche da fare. Allora vi consiglio di iscrivervi a livello 2 perché nella chiamata Zoom posso, insomma, parlare tranquillamente in diretta con voi e dirvi esattamente come funzionano le cose, no? Anche le cose che non sono molto chiare, che capisco che vi mettono qualche dubbio, no? Ogni tanto, anche perché io chiaramente posso dire molte cose, ma non posso dire esattamente tutto. Però, in generale, chi si iscrive a livello 2 ovviamente ha questa possibilità, avendo questa chiamata privata solo tra di noi del livello 2 e questo scambio diretto, no? Proprio parliamo, non sono solo io che parlo alla camera, ma siamo noi che ci parliamo al telefono, praticamente in videochiamata, quindi potete chiedere qualunque cosa e ognuno aiuta l'altro, per cui le informazioni girano e ovviamente tenete presente che ho già due persone in questo livello 2 che sono veramente, una si sta proprio a trasferire a settembre e l'altro ci sta lì pensando, è quasi pronto, quindi ma non è solo se volete trasferirvi, è proprio in generale per capire come funzionano certe cose, no? Anche a livello un po' più umano, più terra terra, proprio cose di tutti i giorni, questo è il punto. Ok ragazzi, questo video lo so che non è troppo lungo, però un po' l'orario, un po' la stanchezza, non è, no, non ho in questo periodo una mente fresca che normalmente mi dà idee nuove per creare video, no? Normalmente sapete che esco sempre con qualche idea molto carina, ma in questi giorni proprio il cervello è un po' drenato da tutto il lavoro, la situazione che è successa è molto più concentrata, la testa è molto più concentrata in questo lavoro che, di carriera che devo mandare avanti, quindi appena un attimino rifiato e mi riorganizzo sicuramente avrò nuove idee, anche se tenete presente che leggo i vostri commenti, quindi ho già dei video da fare. Il problema è che molto spesso quando devo fare un video che magari ha un argomento particolare, mi richiede ricerche, richiede tempo, richiede un editing più lungo che in questo momento non posso fare. Ecco perché sto facendo questo video oggi, che un po' proprio mi sono seduto, ho acceso la telecamera e ho registrato il video dicendovi proprio quello che sta succedendo senza andare troppo a fare ricerche, eccetera. Però sicuramente torniamo al livello di prima e anche qualcosa di meglio, no? Ovviamente ho tantissime idee che dovrò fare, però in questo momento proprio il tempo mi manca anche di andare a un negozio e farvi vedere il negozio, capite come ho fatto con la bicicletta di mia moglie, il regalo di mia moglie, quindi non è proprio una questione di tempo materiale che in questo momento non ho, quindi vi chiedo scusa, ma sicuramente torneremo ai livelli subito, abbastanza presto, ai livelli normali, quindi dei 2 video a settimana, eccetera, con anche video un po' più, diciamo, intensi a livello di argomenti, no? A livello di ASMR, credo che più o meno ormai siete abituati alla mia voce, quindi se siete qui c'è un motivo, e sicuramente il motivo principale è, diciamo, il rilassamento che questi video vi danno. Poi, ovviamente, la mia idea, come sapete, è darvi un aiuto proprio su tutte le cose che so, tutte le mie esperienze, quindi ovviamente mi piace inserire tutte queste cose perché le ritengo una cosa importante. Ok? Ragazzi, vi ringrazio ancora, vi ricordo di mettere il like e di condividere i miei video sui vostri media e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e rilassatevi.